Oggi parliamo di trattativa. Grazie, Cata. Parliamo di trattativa perché è un argomento che sta a cuore un po' a tutti. L'argomento principe dell'acquisto di una casa. Siamo abituati ad andare a vedere gli annunci immobiliari che espongono i prezzi. Poi siamo consapevoli, quasi tutti, che i prezzi esposti in vetrina non corrispondono esattamente al valore di quella casa. Una casa venduta a 100 solitamente, proposta sul mercato a 100 solitamente non viene venduta a 100. Un po' perché tutto è trattabile, un po' perché l'agente immobiliare mette in vendita ad un prezzo con la speranza di ricavarne un valore, quindi dice la classica frase alla parte venditrice: usciamo a 100 per poi accettarne 90, per poi accettarne 80. Quindi partendo da questa consapevolezza di prezzo e valore, si passa subito alla fase successiva che è impostare la trattativa. La trattativa che ad alcuni piace, ad alcuni è un po', come dire, uno scoglio duro da superare. Sono moltissime le persone che si avvalgono degli affiancamenti con me proprio per affrontare la fase della trattativa, un po' perché è una fase che adoro, un po' perché mi piace proprio mettermi lì ad analizzare le cartacce, ad analizzare la situazione, a studiare per poi ideare una strategia creativa o meno di negoziazione, per poi scoprire peraltro che tutte le persone che si sono avvalse del mio affiancamento in fase di trattativa perché la volevano evitare, perché volevano un supporto, perché odiavano quella fase, hanno poi iniziato ad adorare quella fase. Perché se poi sai come si fa, sai come impostarla, sai come affrontarla, sai come mettere da parte un po' le ansie della trattativa, sai anche ammirare la situazione che ti si viene a creare intorno. Però l'argomento di cui volevo parlare questa mattina è l'argomento un po' più da social network, cioè da messaggi che arrivano, che mi arrivano in privato, soprattutto da Instagram, messaggi che ho letto, leggo tutte le mattine appena sveglio alle 6:38, guardo l'orario, vedo se ci sono email e comincio a leggere, i messaggi prima di, decidere di scendere dal letto. Ultimamente i messaggi sono più messaggi con allegato un annuncio. Guarda questo annuncio, tu cosa ne pensi? Quanto tratteresti? Ma io cosa ne posso sapere? Guarda questo annuncio, chiedono 100.000, io, oh Francesco Ilardi, ciao zio, sei giovane forse, fammi vedere la foto. Io seguo l'Ilardi, non ti conosco, ma inizio a seguirti. Solo perché ti chiami Ilardi, quindi meriti il segui. No, ti prego, stavo parlando. Guarda questo annuncio, vogliono 100, è esposto a 100, proverei a 60, tu che ne pensi? Ragazzi, non è questo fare trattativa. Cioè, la trattativa non può essere basata soltanto sulla speranza e soltanto sulla quantità di pelo sullo stomaco che hai, per cercare di parlare di un prezzo sostanzialmente più basso rispetto a quello richiesto. Cioè, saper fare una trattativa per una casa, soprattutto trattative al ribasso di quelle un po' più spinte, non è riservato alle persone con il pelo sullo stomaco, che non hanno paura del no, che non hanno timore del vaffanculo, che non hanno timore di essere buttati fuori dall'agente immobiliare, non hanno timore della risata della parte venditrice che ci dice ma assolutamente no. Non è quello saper fare la trattativa. Saper trattare una casa è anche tutto uno studio, tutta una fase di preparazione che c'è prima affinché la tua trattare una casa e fare, oddio, fanno i tentativi, il tentativo di provare a chiedere, se quella casa possa essere, cos'è? Quella casa possa essere venduta a 70 anziché a 100. È un tentativo, non è fare trattativa. È tutto basato sulla speranza. Sperare che dall'altra parte della tua scrivania, attaccata alla proprietà di quella casa, ci sia una persona con problemi economici, con la volontà di togliersi quella casa perché moglie e marito si sono separati, con tutta una serie di problematiche che possono essere vere o si blocca.
Si blocca. Mi dite se si blocca o meno, se non sto parlando da solo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, se volete impostare la vostra trattativa sul tentativo, vediamo come reagisce la parte venditrice, allora non è trattativa, è tentativo. È provare ad offrire meno rispetto a quanto desiderato per vedere come reagisce la parte venditrice. Non è trattativa. Non c'è trattativa. Trattativa significa stare al tavolo quando tu dici la tua. Negoziare al tavolo significa esporre le proprie intenzioni, motivarle ed ascoltare l'esposizione delle altre intenzioni e volontà e ascoltarle. Quindi sono due persone che dicono ciascuno come la pensa, ciascuno espone il proprio ragionamento per arrivare poi a un risultato. Quello è negoziare. Non è io offro 50, tu chiedi 100 e noi due ci incontreremo come di solito si fa a 70, che era peraltro il mio obiettivo. Quella non è trattativa, è fare tentativi. Quindi se mi scrivete in privato allegandomi l'annuncio di una casa che vogliono 180.000 euro e mi scrivi tu offriresti 150, cioè come faccio a dirti io se offrirei 150? Mi manca tutta una serie di elementi che mi porta poi a ragionare, a capire eventualmente se è possibile fare un discorso che funziona, un ragionamento comprensibile, che non vada a scaturire alcuna risata, alcun baffa da parte di chi ci ascolta, perché comunque quello che stiamo dicendo sono cose sensate. Quindi la prima cosa da fare prima di iniziare a parlare di quanto offrirei è iniziare a studiare la situazione sotto il profilo del mercato. Quindi se una casa non è quella che viene esposta in vetrina con un prezzo attaccato, ma è diversa, non puoi paragonarla a quella diversa, sì, però quella del paese a fianco, totalmente diversa, viene venduta a meno. È un altro mercato. Devi paragonare le situazioni al cospetto di chi ti sta chiedendo una somma per farla ragionare e cercare di capire se viene ai tuoi ragionamenti. Come si fa a negoziare con le parti venditrici? Si fa prima parlando con chi questi discorsi li capisce. Non puoi andare a parlare di mercato, di analisi della documentazione, di killer, di problematiche buone direttamente con la proprietà. Ci va prima un passaggio con l'agente immobiliare dove gli spieghi per quale motivo i tuoi ragionamenti ti hanno portato a pensare di poterti permettere di parlare in funzioni economiche, in termini economici, di quelle somme. Non io voglio provare e magari mi faccio fare una controproposta e quindi il mio tentativo sarà ancora più basso rispetto al mio obiettivo. Andare a negoziare non è cercare di beccare sicuramente qual è il valore di quella casa sbragando totalmente l'offerta. Cioè, se ti chiedono 100 e io offro 50, probabilmente beccherò a 60-65, probabilmente beccherò il valore di quella casa e quindi mi sono fatto il mio acquisto. Non è così che si fa. Non mi scrivete tu quanto offriresti. Mi devi dare tutta una serie di elementi, dobbiamo analizzare insieme tutta una serie di elementi che girano intorno a quella casa per poi capire per quale motivo e come potersi permettere di costruire tutto un discorso, un ragionamento, per poi alla fine del ragionamento dire alle persone che ci stanno ascoltando quanto offriremo. Non si fa con un tentativo. Se vuoi fare un tentativo è una trattativa, tra virgolette, che non porta probabilmente a nessun risultato, hai 50% le possibilità che ti dicano sì, 50% possibilità che ti dicano no. Ma dura 4 minuti la trattativa. Ma se una persona avesse sbagliato a fare la proposta e vorrebbe ritirarsi dopo il compromesso, si può? Eh no, Paolo, hai sbagliato a fare la proposta e non te ne sei accorto. Hai sbagliato a fare il preliminare di compravendita e non te ne sei accorto. Ora ti ritiri. Non puoi ritirarti, a meno che tu non abbia dei motivi validi per ritirarti. Ne ho parlato già in un video qualche video fa. I motivi validi per ritirarsi ci sono, si possono trovare, non sono così scontati. Cioè, ripensarci non è così automatico. Hanno appena accettato stamattina, l'ho perso.
Hanno appena accettato stamattina la proposta, ruggitiamo a dicembre, buon affare, grazie a te. Bravo, 369 bot. Complimenti. Spero che la tua proposta d'acquisto sia stata accettata in funzione di un ragionamento che hai fatto. Hai spiegato alla parte venditrice, in primis all'agente immobiliare, questi ragionamenti che hai fatto, tutte le considerazioni in funzione degli elementi che hai raccolto, ti hanno portato a prendere una decisione. La decisione è stata quella che hai espletato. Nessuno ti può dire che hai sbagliato, che ci stai provando, che stai offrendo soldi in funzione di quanto disponi, che sei un investitore immobiliare, quindi ci devo guadagnare. Cioè, non è trattativa quella. Io spero che tu abbia fatto una trattativa in funzione degli elementi raccolti, i ragionamenti che hai fatto in funzione di quegli elementi, i ragionamenti li hai esposti, alla fine c'è un risultato. Ma se tutto fila e tutto è motivato, perché ti si deve dire di no? Ti posso dire di no perché capisco cosa dici, tutto comprensibile, tutto giusto, però non mi sento di darti quella casa a quel numero. Ci sta a casa mia, faccio quel che voglio. Ma a maggior ragione non va acquistata quella casa, non ci si deve incaponire. Fare se si è scoperto. Fare, quindi c'è un pezzo. Se una persona avesse sbagliato a fare cosa. Se si è scoperto dopo che c'è una ristrutturazione del palazzo senza che la gente mi dica nulla, qui è un discorso che durerebbe un'ora, in quanto quella ristrutturazione, quella delibera di ristrutturazione, quell'impegno a spendere dei soldi per la ristrutturazione, per quale motivo se l'agente immobiliare non te l'ha detta, 50% delle colpe, diciamo così, sono le tue perché non le hai chieste. Cioè, perché non sei andato a chiedere i verbali dell'assemblea di condominio e se ci sono delibere in corso? Tu non lo sapevi, ti sei fidato, non ti è stato detto e quindi la colpa è a metà. Non ti ha detto nulla? Ok, colpa dell'agente immobiliare. Non hai chiesto nulla in merito? È colpa tua. Così la penso io, non è la legge. Prima si era bloccata, ora si sente. Meno si blocca. Oh, ragazzi, per quale motivo si blocca? Facciamo uno speed test. Subito, così, pam pam. Settantaquattro, settantacinque, settantasei, settantasette punto sette, 78.2, 79.8, 78.5 di media. In upload 11.4, 12.3, 13.8, 14.2. 14.6 in upload. Io penso che la linea vada bene. Ho ridotto l'offerta argomentando ogni punto, sempre grazie alle tue dritte. Grazie, bot. Buongiorno, conviene acquistare casa in asta? Dipende, Stefi. L'importante è avere la stessa consapevolezza che si ha quando si acquista una casa sul marciapiede, cioè le case vendute all'asta non sono obbligatoriamente case messe lì in esposizione in vendita al 50% del valore reale di quella casa. Non esisterebbe quindi il mercato a marciapiede. È vero che tantissimi ve lo dicono nei video qui anche su TikTok, su YouTube, su Instagram e nei Reel. Vi fanno vedere che acquistano case al 50% per poi fare la doppietta e la tripletta nell'andando a rivenderle. Non è sempre così, ci si può far male. La differenza qual è? In una casa esposta in vetrina in agenzia immobiliare, le informazioni su quella casa le devi chiedere all'agente immobiliare. In una casa esposta in vetrina a un'asta, le informazioni su quella casa sono scritte sulla perizia. Devi saper chiedere le informazioni a un agente immobiliare, devi saper leggere una perizia. Grazie Antonio Rosanna Catapano. Non ci si può ritirare il compromesso per questo motivo. Ni! Sono cose che non ti sono state dette, sono cose che tu non hai chiesto, quindi parliamone. Ma tu sei arrivata alla proposta, sei arrivata al preliminare, ci sono delle tue dichiarazioni sul preliminare e quindi tirarsi indietro per aver scoperto oggi le informazioni che dovevi tu scoprire molto tempo prima, non è detto che tu possa uscirne indenne.
È vero che tu la metti con scoprire oggi da solo ciò che mi doveva essere stato detto prima è un motivo per uscirne. Non è sempre così. Mi può rispondere per favore? Cosa vedere e notare se devo comprare una casa per investimento che è già affittata fino a 2 anni anco? Cosa vedere? Allora, innanzitutto devi analizzare la casa, non è il fatto che sia affittata e già problema risolto, così ti pagano. Tu stai comprando la casa, togli quelle persone che stanno, non so perché ho detto due, quelle persone che sono lì a pagare l'affitto in funzione di un contratto, tu stai acquistando quella casa. Quindi, prima cosa, concentrati sulla casa, sulle informazioni della casa, sul valore della casa, sul mercato della casa. E tutte le informazioni che ci sono da guardare in una casa. Poi, ovviamente, questo coso, ecco qua. Ovviamente devi concentrare sulle persone che sono in affitto in quella casa. Quindi, prima cosa è fammi leggere il contratto, che poi sarà un contratto dove verrò inserito io. Quindi lo voglio leggere. Fammi vedere gli ultimi estratti conto, cancellando ovviamente tutte le entrate e le uscite che non riguardano gli affitti, per vedere, visto che sul contratto ho visto che c'è scritto che devono pagare il canone anticipato al 5 del mese, fammi vedere sul tuo estratto conto quando pagano, che giorno pagano, se cominciano a pagare il 30. Se ci sono mesi in cui non hanno pagato per poi pagare il mese dopo 2 volte, allora hai quasi il sentore che queste persone abbiano una piccola difficoltà. Andare a parlare con queste persone a capire che lavoro fanno, ok? Tutte informazioni su queste persone che ti pagheranno, che dovranno pagarti un canone che devi avere. Ma la regolarità e la continuità e la trasparenza di questi pagamenti ti fa stare più tranquillo. O tranquilla, ti ho perso. Fai schiuma? Sì, sempre. Allora, questo qua. Dov'è? Madonna, TikTok, dacci una mano, TikTok. Dov'è? Eccolo qua. Block account. Conferma. Ok, perfetto. Occhi molto gentile. Ok, quindi guarda prima la casa, guarda il mercato di quella casa, analizza quella casa e tutte le sue informazioni, e poi, visto che è affittata, tu devi analizzare qualche informazione in più. Allora, per determinare il prezzo di una casa, prendo in considerazione i valori OMI, sono attendibili. Allora, Pasquale, in teoria è la maggior parte delle persone che si affida ad OMI per determinare i valori delle case. Dirti di no sarebbe impensabile, però ti posso dire che per quanto mi riguarda, soprattutto per quanto mi riguarda anche in affiancamento e soprattutto con gli investitori immobiliari, dove questi valori sono fondamentali alla buona riuscita delle operazioni, ti consiglio di andare a cercare, confrontare i valori OMI con i valori delle case, quelli freschi freschi che hanno gli agenti immobiliari. Tu sai benissimo che un valore è dato dalla domanda e offerta che si incontrano. Quindi domanda e offerta che si incontrano, tu vuoi 120, io te ne do 100 e ci accordiamo a 100, il valore presunto di quella casa, il più probabile valore di quella casa è 100, perché ci siamo accordati a 100. Non tutte le trattative su proposta d'acquisto accettata vanno poi a buon fine. Non tutte le trattative su proposta d'acquisto accettata vanno a buon fine a breve tempo. Ci sono sul mercato immobiliare, soprattutto nel mondo degli investimenti immobiliari, su questo quando facciamo gli affiancamenti ci concentriamo molto, ci sono molte trattative concluse nella scrivania degli agenti immobiliari che purtroppo, o per fortuna, visto che parliamo di differenziarci tra operatori del settore, molti non sanno niente perché su OMI ovviamente non ci saranno. Perché una proposta d'acquisto accettata con termini e condizioni temporali di concludere fra 6 mesi, OMI non sa nulla, lo saprà fra 6 mesi, quando si concluderà la compravendita da notaio. Trattative saltate, per chissà quale motivo, quando le persone si erano incontrate con il valore, OMI non lo saprà, perché
perché non andranno a buon fine, non passerà il mutuo, si sei accorto che comunque c'erano dei problemi in quella casa e tutte queste argomentazioni che Omi non avrà. Grazie Angelo, bravo Angelo, ti sei preso il libro. E quindi ti consiglio di cercarti, se poi stai facendo investimenti immobiliari te lo consiglio ancora più vivamente, cercati i valori freschi, freschi Pasquale di mercato, dagli agenti immobiliari. E tu dirai, ma non me li danno, io non posso entrare in agenzia immobiliare, ciao sono Pasquale, ora voglio tutti i valori delle case che avete negoziato, quella tipologia di casa in quella zona negli ultimi 6 mesi, non te li daranno mai, ma chi sei tu per averli? Ci va modo e metodo per acquisire certe informazioni. Scorri verso sinistra. Perché devo scorrere verso sinistra? Ma che cambia? Non cambia niente. Ah, ok, quelle vendute non avevo capito. Uno dei criteri di valutazione della banca nella concessione mutui è anche il tipo di azienda presso cui hai in determinato? No, la banca non va a vedere in quale azienda lavori e se è un'azienda solida. Solitamente non lo fanno. Non riesco a prenderli in considerazione, alcuni sembrano fuori mercato. Io guarda, Omi, proprio però per deformazione mia, non lo guardo mai. Non lo guardo mai. Io guardo come va il mercato in una determinata zona in quell'istante, non come va il mercato in una macro area in un periodo di tempo che è almeno di 6 mesi fa. Non mi piace se faccio l'investitore, se affianco un investitore, se chiedo, se sto gestendo i soldi di un investitore di capitali. Non mi posso basare su Omi e basta. Do uno sguardo a Omi, non glielo do io poi, e poi vado a confermare quanto il mercato sta girando in quel preciso istante per quella tipologia di casa, in quell'isolato, in quel palazzo, non nella macro area. Non so se riesco a spiegarmi. Se gestisco i soldi di qualcuno per investirli, non mi posso limitare con Omi e basta. Omi dice che non è così. Secondo te un ragazzo di 20 che studia può fare la prima operazione con capitali propri, non propri? Se ti dico sì, per esperienza fatta con un ragazzo di Napoli, forse l'ho già raccontato, un ragazzo che ho affiancato per 2 volte fisicamente e personalmente intorno a Napoli, un ragazzo che non ha capitali, non aveva forse, ti dico non ha, capitali per portare a compimento l'intera operazione. Ho raccontato la sua storia anche sul capitolo del libro che riguarda la decisione, il nuovo libro che sto scrivendo. Questo ragazzo non aveva o non ha tutti i capitali per portare a compimento l'operazione. Allora che cosa ha fatto? Ha pensato bene di iniziare a fare il segnalatore di operazioni immobiliari agli investitori immobiliari. Lui aveva capito e aveva individuato nei vari gruppi Facebook, nelle varie chat dove era iscritto, che ci sono molti, nella sua zona, c'erano molti investitori immobiliari i quali non erano molto propensi a fare il lavoro sporco che riguarda la ricerca delle operazioni immobiliari. Cioè, se sei un investitore immobiliare, ti piace portare avanti l'investimento, ti piace mettere sul mercato immobili, ti piace ristrutturarli, abbellirli e valorizzarli, ti piace portare avanti tutto l'investimento dalla conclusione della trattativa in poi. Sei bravo in questo, hai tutti i capitali per farlo e ti piace questo, però molte persone che fanno gli investitori immobiliari evitano la fase di ricerca, la fase di analisi, la fase di trattativa, la fase di competizione con i competitor nella stessa zona, evitano questa roba qua. Quindi lui che cosa ha fatto? Mi affianchi nella ricerca delle operazioni, poi io me le vado a vendere a questi investitori immobiliari, gliele do belle belle infiocchettate? Sì, quindi abbiamo fatto degli affiancamenti, ha iniziato a non dire agli investitori immobiliari sui gruppi Facebook c'è un'operazione, chi la vuole? Ha iniziato ad andare a trovare questi investitori immobiliari e a dimostrare, non a dire che quella trovata è un'operazione molto valida, ma a dimostrare
quell'operazione era un'operazione da lasciarsi scappare. Quindi ha iniziato a fare la vendita delle segnalazioni a questi imprenditori, fino ad arrivare poi sotto pagamento, cioè ti pagano, questi imprenditori investitori immobiliari ti pagano un forfè per la vendita dell'operazione che hai concluso. Fino a quando è arrivata a diventare il ricercatore, quindi quasi in termini anglosassoni, un property finder, cioè trovami un investimento con questi rendimenti, con queste caratteristiche, con questo apporto economico necessario, quindi descritta e costruita l'operazione su carta, lui andava a cercare l'operazione. Non ha più accettato, dopo qualche operazione venduta, il pagamento forfè delle operazioni, ma ha iniziato a dire: ok, non mi dai niente. Tu non mi dai niente per l'operazione che stiamo facendo, mi fai socio operativo in quell'operazione. Quindi sono un socio operativo, ti porto avanti insieme a te l'operazione, a fine operazione mi dai una percentuale, 9, 10, 12%. Perfetto. Ha iniziato a fare così, a incamerare danari. È un ragazzo molto impostato, molto serio. Con i primi soldi non si è fatto il Rolex, non si è fatto la macchina, non si è fatto, forse ha comprato una chitarra da 6.000 euro, però... non si è fatto l'orologio, non è andato a sputtanarsi con gli amici in discoteca, a sbocciare a poveri con le... è messo tutto capitale da poter mettere da parte per poi andare ad investirlo. Adesso è uno che si fa le sue operazioni, lo vedo, ogni tanto mi chiama, ogni tanto facciamo qualche ora di affiancamento online per rinfrescarci le idee, per analizzare insieme le informazioni, per impostare la trattativa, però si sta facendo le sue operazioni. Ma inizia lui 21 anni. Mi ricordo che la prima volta che l'ho visto, siamo andati in agenzia immobiliare, aveva una giacca strana. Poi prima di arrivare in agenzia mi ha confessato: mi sono messo questa giacca di mio fratello più grande. Non mi sono fatto neanche la barba perché voleva apparire, sembrare più grande, più adulto al cospetto dell'agente immobiliare in trattativa. Perché lui con la faccia da giovane, ragazzetto. Quindi si metteva la giacca del fratello, è fighissimo. Ma perché non va? Che ne so, no? Dai, ancora qualche minuto insieme. Quindi Paolo, per risponderti, assolutamente sì. Poi dipende come fai, dipende come agisci, dipende come vuoi impostare la tua crescita, se hai voglia di studiare, se hai voglia di essere umile e hai voglia di imparare. Però ti posso dire che non tutti gli investitori immobiliari hanno iniziato con i propri soldi o i soldi di papà. No. Ti posso garantire che la maggior parte degli investitori immobiliari che ho conosciuto, quelli di successo, ha iniziato proprio senza soldi. Io nel 2002-2003 mi sono fatto prestare i soldi anche dal milite ignoto, come ho sempre detto, per la mia prima operazione. Ciao Colazzo, come stai? Immobiliare Colazzo. Niente, non sta fermo sto coso. Quindi studia, non mi ricordo come ti chiami, Paolo. Scusate un attimo. Allora, ho sentito, confermo che non devo... alla ricevuta, ma restano comunque delle tasse. 28, mi dispiace. Eccoci qua. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno domandone. Vai Max. Ritorno dall'altra volta a distanza di un mesetto. News sul libro per nuove costruzioni.
Non c'è news sul libro? Non ho capito. Ritorno un'altra volta a distanza di un mesetto. News sul libro per nuove. Non scriverò mai un libro sulle nuove costruzioni, Lorenzo. Non so quando io ti abbia potuto dire questa cosa. Sto scrivendo il mio secondo libro, dove tratterò nell'argomento delle decisioni e nell'argomento delle analisi. È un percorso. Il mio nuovo libro, ecco lo spoiler, riguarderà un percorso fatto di fasi che porta dalla decisione di prendere in considerazione l'acquisto di una casa fino all'acquisto della casa. Quindi, nella fase della decisione, ho affrontato il discorso della decisione di acquistare una nuova costruzione. Nella fase degli obiettivi ho affrontato l'argomento dell'obiettivo e per quale motivo ho scelto di acquistare una nuova costruzione, e affronterò, purtroppo non ci sono ancora arrivato, nel capitolo che riguarda l'analisi e la selezione delle case, l'argomento su cosa devi fare per analizzare in completa autonomia l'acquisto di una nuova costruzione. Ma non farò un libro che parla di acquisto sulla nuova costruzione. Ah, perfetto, intendevi quello, quindi ti ho già risposto, quindi ti ho già spoilerato a te cosa tratterà il mio nuovo libro. Però, cioè, per scrivere un libro io me lo ricordavo che è dura, difficile, ci vuole concentrazione, ci vuole del tempo a disposizione. Per fortuna non ne ho, non dirò mai che non ho tempo a disposizione, che peccato, o mi lamento. Non dirò mai che purtroppo non ho tempo a disposizione. Io dico sempre che per fortuna e grazie a voi non ho tempo di sedermi a scrivere un libro in tutta tranquillità, perché continuate a chiamarmi per gli affiancamenti, continuate a scrivermi, incontriamoci, continuo ad incontrarvi. E quindi con molti di voi continuiamo a vederci dall'altra parte, ed è difficile ritagliarsi del tempo concentrati a telefono spento per scrivere. Puoi scrivere guardando le notifiche in continuazione di Riccardo che ti scrive che sta in trattativa, non puoi metterti lì concentrato ad analizzare tutto ciò che vi devo dire su un determinato argomento quando c'è questo qua Paolo che mi dice: guarda questa roba, non è facile. Penso sia impossibile. Ed è per questo che il libro rallenta, 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 ma non dirò mai purtroppo, per fortuna. Posso chiedere i soldi di un acquisto di una casa se non rispetta il contratto del notaio? Massimo, io non l'ho capita e ti chiedo scusa. I soldi di un acquisto di una casa se non rispetta il contratto del notaio? Non l'ho capita. Riscrivimi la. TikTok mi sta peraltro avvertendo che nell'esporre le vostre domande, nello scrivere le vostre domande, vi viene bannato il commento perché magari state utilizzando una terminologia, un'esposizione non consona ai canoni detti da TikTok. Quindi se non vi sto leggendo è perché state scrivendo in modo che a TikTok non piace. Cambiate modo. Cambiate tecnologia. Me la rispieghi? Scrivo di là. Di qua? Sì, scrivi di qua. Allora fammi un audio con di là, così l'ascoltano tutti l'audio. Ma io e te ci conosciamo, Max? Perché hai il mio numero di telefono tu? Comunque, se fammi un audio in modo tale che tutti ascoltiamo. Ah, vi voglio far ascoltare un audio. Vediamo, allora quest'audio qua ci ho fatto anche un video e la persona che me l'ha mandato non mi ha autorizzato a farci un video. Io ve lo voglio far ascoltare. Eccolo qua. Naturalmente è un audio per il quale io ho camuffato la voce dell'agente immobiliare. Questa è la situazione in cui la persona in affiancamento con me mi dice di aver trovato una casa in acquisto in un'agenzia immobiliare, casa della quale non si sa nulla in termini di documentazione, casa per la quale lui ha chiesto principalmente un'informazione iniziale, cioè essendo una categoria lavorativa particolare, lui ha la possibilità di ottenere un finanziamento, lasciamo perdere da chi, un finanziamento
ridotto delle tasse, ridotto degli interessi, aumentato della percentuale d'acquisto rispetto al totale prezzo richiesto o prezzo concordato, se la casa che acquista è in classe A. Quindi giustamente lui cosa fa? Si guarda gli annunci, guarda la categoria, la classe energetica esposta nell'annuncio. Ricordo che la classe energetica esposta in annuncio è per legge, non è che alcuni agenti immobiliari bravi la espongono, altri non la espongono. È per legge. Quindi ascoltate cosa gli dice l'agente immobiliare. Posso inviare ad oggi solo e esclusivamente la planimetria, le inserirò la rendita catastale e la categoria. Più di questo non posso darglielo. Le regole valgono per tutti. C'è una legge che non ci consente di inviare documenti se prima non si è effettuato uno scambio. La legge, non si sa quale legge, lui parla di legge perché è consapevole che dall'altra parte del WhatsApp ha uno che non ha mai acquistato una casa, quindi si veste, si copre dietro una presunta legge che dice che non si può dare informazioni su quella casa se prima non si è fatto uno scambio. Offerta di acquisto e di relativa accettazione. Quindi prima la proposta d'acquisto, poi una relativa accettazione, poi la legge dice che ti posso dare le informazioni sulla casa che ti sei impegnato ad acquistare. Questo dovrebbe dire questa legge. Quanto riguarda l'APE, è una spesa che dovrà sostenere il costruttore e l'APE lo consegnerà direttamente nelle mani del notaio notarile che svolgerà il rogito. Il giorno dell'atto notarile, lo stesso costruttore, in originale. Queste... Capito? Lui ha chiesto l'APE, dice io siccome ho delle agevolazioni sia sul finanziamento, sia per la percentuale, sia sugli interessi, io devo sapere la prestazione energetica di quella casa. E lui gli risponde che l'APE è un costo a carico del costruttore e che dovrà essere consegnata al notaio il giorno dell'atto. Questo sempre per legge. Invece abbiamo capito e sappiamo quasi tutti che è obbligatorio per un agente immobiliare, prima di mettere in vetrina una casa, far preparare l'APE per capire ed esporre la prestazione energetica, perché le persone possono scegliere se acquistare una classe A, B, C, D, E, F, G. Possono scegliere già dalla ricerca. Non che io spero di acquistare una casa in classe energetica carina, accettabile, e questo lo scoprirò soltanto il giorno dell'atto quando ho fatto una proposta d'acquisto e ci ho messo i soldi, ho fatto un preliminare d'acquisto e ci ho messo i soldi e poi scopro finalmente il giorno dell'atto, seduto davanti al notaio, quando ho già pronti il resto dei soldi a saldo, se quella casa in classe energetica che a me piace o è un'altra. Se non mi piace la classe energetica perché il documento viene portato il giorno dell'atto, che faccio? Mi faccio ridare i soldi? No, normative che noi dobbiamo seguire, non possiamo percorrere Sono normative che dobbiamo seguire. stati diversi. Se poi lei fa un'offerta, lei prende la convenzione, ma che non ce n'è nemmeno bisogno. Ma prima io posso darle la categoria catastale, la rendita catastale e la planimetria. Più di questo io non posso fare, non posso andare e contravvenire, poi è un uomo di legge, quindi lo sa meglio di me come funzionano queste cose, anche e soprattutto perché stiamo acquistando un villino che ha già subito delle compravendite, i villini a fianco, quindi noi siamo in una situazione... Stiamo comprando un villino che ha già subito delle compravendite. Questo fatto di subire la compravendita mi piace tantissimo, questa immagine del subire una compravendita. Però lui sostiene che, siccome sei tu anche un uomo di legge, dovresti capire che se hanno venduto la casa a fianco, anche questa è acquistabile ad occhi chiusi, perché hanno venduto quella a fianco. Tranquilla, serena, non è che stiamo nascondendo qualcosa. Lei No, sa comprare una casa nuda e cruda nuda e senza cruda. problemi, altrimenti, se no, rischiamo di ingolfarle le trattative anziché snellirle. Capito? Facendo così, andando a rompere i coglioni agli agenti immobiliari chiedendo informazioni prima di impegnarsi irrevocabilmente ad acquistare una casa, rischiamo di ingolfare le trattative. Cioè, le trattative devono essere molto più snelle. E per essere snelle, le trattative cosa devono fare? Impegnarsi con una proposta d'acquisto ad acquistare quella casa, metterci i soldi per blindare l'operazione e poi magari raccogliere informazioni e chiedere informazioni, o meglio, non chiedere informazioni, accettare
per buone e per complete tutte le informazioni che ti vengono date. Se sono tutte, se sono corrette, se ne manca qualcuna, non ti deve interessare perché a vantaggio dello snellimento della procedura. A dopo, grazie. Questo è il video che volevo fare e che adesso non so neanche se metterlo sul canale YouTube, questa registrazione, perché la persona che me l'ha inviato, mi ha inoltrato questo WhatsApp e mi ha detto no, per il momento preferirei che prima io acquistassi la casa per poi far sì che tu possa pubblicare questo audio. Quindi forse questa parte qui la tengo per voi e la stralcio dalla registrazione di YouTube. Andiamo avanti. Nel mio caso vendo è a carico mio. Cosa? L'ape? Sì, l'ape è a carico tuo, ma la fai il giorno in cui con l'agente immobiliare decidete di analizzare la situazione, analizzare il mercato, fornirai tutte le informazioni necessarie al tuo agente immobiliare affinché lui possa esporre a un potenziale acquirente l'acquisto di quella casa e quindi farete, prima di uscire in annuncio, l'ape, in modo tale da informare i potenziali acquirenti di cosa stanno valutando di acquistare. Ma scusa, fare un'offerta di un euro non è questo, a parte che un euro non si può, ci sono persone che lo fanno a zero, però è comunque sottoscrivere un contratto, non è questione di soldi e basta, è questione che tu prendi questa e ci sottoscrivi un contratto. Acquistare una casa con un proprietario che lascia la casa dopo 6 mesi dal rogito, come tutelarsi? Innanzitutto, l'ho già detto in un video e lo trovi anche su Instagram, penso, ma anche qui lo trovi. Innanzitutto è pieno il mondo di questi atti con la consegna differita, cioè compro oggi, però tu per evidenti motivi di ricerca di un'altra casa, vari motivi, lasci la casa fra 6 mesi. Come tutelarsi? Innanzitutto da cosa tutelarsi? Tutelarsi dal fatto che fra 6 mesi tu non esci e se tu non hai trovato la casa che volevi acquistare, quindi che fai? Stai ancora 2, 3, 4 mesi in quella casa finché non la trovi? Quindi tutelarsi come? Tu mi vendi quella casa a 180? Bene, io facciamo tutto, te ne do 150, ma se poi ci dobbiamo rivedere dal notaio qui fra 6 mesi, tu mi dai le chiavi, e dobbiamo sancire davanti al notaio il passaggio del possesso di quella casa che mi mancava, io lascio 30.000 euro dal notaio e te li darò il giorno in cui tu porti le chiavi e mi consegni anche, oltre alle chiavi, il possesso di quella casa. Quindi 30.000 lasciamo al notaio. Se non ti presenti quel giorno, ok che tu rimani tutto il tempo, che vuoi chiedere in più rimanere in quella casa, ma io ho pagato la casa 30.000 euro in meno perché me li riprendo io. Oppure possiamo stabilire una penale. Tu fra 6 mesi mi dici di rivederci qui dal notaio per poi sancire il passaggio delle chiavi e del possesso. Tutti i giorni che farai ritardo rispetto a quella data, quindi da 1 a X giorni di ritardo da parte tua, immotivato e non concordato tra di noi rispetto a quella data, mi dai X euro al giorno per ogni giorno di ritardo, 100 euro, 50 euro, 200 euro, non lo so, lo stabilite per iscritto. È pieno il mondo di questi contratti, è pieno il mondo di questi accordi, anche fatti da avvocati, posso dire. Nessuno prevede cosa accadrà nel caso in cui qualcuno si dimentica di rispettare i patti. Bisogna procedere con una proposta mega blindata e vincolata alla documentazione, però non è normale, prima i documenti, poi le proposte. Seba, io non sono affatto abituato e affatto, diciamo, propenso, te lo posso dire, a sottoscrivere proposte vincolate alla documentazione. Mi dai le informazioni, faccio i miei ragionamenti, sottoscrivo la mia proposta d'acquisto, ci allego 2 assegni, uno per la parte venditrice, accaparra confirmatoria se accetta in cassa, uno per l'agente immobiliare, per le provvigioni si accettano in cassa. Siccome di solito si è abituati a fare proposte e poi dare le informazioni, tutti gli agenti immobiliari sono abituati a farsi pagare al preliminare, al rogito, a scanso di
eventuali brutte notizie che l'affare non si può fare. Siccome io questa certezza la voglio in fase di proposta d'acquisto, è giusto io che paghi l'agente immobiliare in maniera anticipata. Questo è il metodo che secondo me va utilizzato. Poi ognuno utilizza quello che vuole. Ho chiuso qui, ma avevo letto un WhatsApp. A proposito, mi è venuto in mente dal WhatsApp. Chi di voi ha ricevuto il mio Black Friday che scade il 18 di questo mese? Quanti l'hanno ricevuto? Qualcosa di assurdo che ti è successo in carriera. Che bella cosa, qualcosa di assurdo che mi è successo in carriera. Qualcosa di assurdo. Non mi viene in mente. Porca era. Fammici pensare, però abbiamo pure poco tempo. Qualcosa di assurdo. Mi vengono in mente le tante domande assurde, tipo una cosa assurda che mi hanno chiesto la settimana scorsa. Mi scrive una signora e mi dice: "Ciao Luigi, questa mattina ho fatto il rogito d'acquisto per la mia nuova casa, l'ho acquistata con il mutuo. Mi sai dire tu se e quando devo pagare la prima rata?" Cioè, tu sei andata a acquistare casa, hai firmato, hai ascoltato il notaio che ha letto gli atti, sia con l'acquisto che di mutuo, sei andato in banca o mandato il broker, hai chiesto tutto quello che c'era da chiedere e hai ottenuto tutto quello che c'era da ottenere in funzione del tuo mutuo. Mi scrivi a me che non c'ero lì con te, non c'ero in nessuna fase del tuo acquisto. Quando devi pagare la prima rata? Lo chiedi a me su Instagram. Cose assurde che mi sono successe non mi vengono. Non mi vengono. Però ci penso e ti prometto che ci faccio un video. Cosa assurda che mi è successa. Perché in 25 anni, 23 anni di cose ne sono successe. Ma adesso mi hai preso in castagna. Allora, 12.03, ancora 7 minuti. E poi, signori, devo pensare se pubblicare su YouTube. Ora tu che mi stai ascoltando su YouTube in fase registrata, questo video, nel caso in cui avessi deciso di stralciare quella parte, ti starai chiedendo che cosa hanno ascoltato in diretta gli utenti di TikTok. Hanno ascoltato un audio di un agente immobiliare, audio WhatsApp, perché un agente immobiliare ha inviato a una persona che sto affiancando per l'acquisto della propria casa. E quindi, anche se ho camuffato la voce del WhatsApp, la persona che me l'ha inviato non mi ha autorizzato a pubblicare questo audio perché mi ha detto: "Aspettiamo che compro, facciamo passare un po' di tempo, perché magari mi potrebbe creare dei problemi." Vero è che non acquisterà quella casa, cioè, o quantomeno spero che non mi faccia interagire con questa persona per acquistare la casa perché prevedo una fase affiancamento molto dura e dispendiosa a livello fisico con l'agente immobiliare, o meglio con il venditore di case. Quanto costa meno acquistare una casa su carta? Non costa meno, ci sono altre accortezze da avere e ti invito, Pasquale, ad andare su Spotify, cercare il podcast Compro Casa e c'è un podcast, un episodio dove parla appunto di quali accortezze bisogna avere per acquistarla, diciamo, in tutta tranquillità, senza sorprese, una casa su carta e cosa significa acquistare una casa su carta. Ma risparmiare non costa meno. Il costruttore non è scemo. Se sa quanto vale e sa perfettamente il valore del prodotto che sta mettendo sul mercato, non te lo regala. Comunque, direi che possiamo andare, direi che questa live la possiamo chiudere qui. Gli avevo fatto una domanda sul Black Friday, ma non mi avete risposto, quindi penso che nessuno di voi è un comprocasa che ha ricevuto la mail del Black Friday. Perfetto, ottimo. Niente, allora vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo dall'altra parte.